Questa è una vittoria che parte da lontano, perché la programmazione di questa società è una programmazione che è iniziata tanti anni fa e noi abbiamo iniziato a lavorare sin da quando, vorrei ricordare che gli ultimi 5-6 campionati ho perso il conto, abbiamo fatto sempre o semifinali o finali playoff, quindi vuol dire che stiamo lavorando, abbiamo lavorato nel tempo senza fare cose impossibili, senza sempre cose sostenibili, investimenti sostenibili, però cercando sempre di salvaguardare questo patrimonio di questa società che, ripeto, è una affiliazione FIP dal 1976. Ora è diventata un patrimonio della città, direi, quindi noi siamo molto contenti e molto orgogliosi di quello che è stato fatto quest'anno in particolare, ma è la legittimazione di un lavoro che parte da lontano. Donofrio, diciamolo a bassa voce, però la Serie A è un po' più vicina, perché ci sono dei ripescaggi, ci sono dei posti che si sono liberati in Serie A2, quindi ci sono buone possibilità di poter centrare questo traguardo che qualche anno fa sembrava davvero inimmaginabile. Guarda, tendenzialmente noi pensiamo sempre e proviamo sempre a vincere sul campo. I ripescaggi, un ripescaggio è una parola, o acquisizione di titoli, sono parole che non sono mai entrate nei nostri vocabolari. Per cui adesso stiamo vivendo questo momento, direi momento magico, sempre frutto di un lavoro, di una programmazione, ma comunque un momento magico che dovremmo cercare di capitalizzare e di sfruttare al massimo. Andiamo a Montecatini con la consapevolezza di aver fatto già un percorso importante nei playoff, perché al di là del ripescaggio nel primo turno contro Reggio Calabria abbiamo fatto poi semifinali e finali due grandissime prove di maturità. Andiamo a Montecatini, sappiamo che è difficilissima, non difficile, è una cosa molto molto difficile, però noi ci proviamo, perché con questa spinta, con questa energia, con questa coesione, con questo spirito di squadra, che sono poi i principi della vecchia amatori, credo che sia lecito sognare.